È proprio vero che Dio fa le sorprese. Sapete, voglio condividere con voi un po' quella che era la nostra idea iniziale. Avremmo voluto questa sera, insieme con Italo e Fra Nicola, concludere queste adorazioni eucaristiche mensili, ecco, in trasferta. Avremmo voluto concluderla ad Udine, perché sapete, lì c'è stata la prima bilocazione di Padre Pio. Un giovane Fra Pio aveva 18 anni, quando si trova nella casa della famiglia Rizzani, non vi sto a raccontare tutto, è la Madonna presente insieme con lui, accanto a lui, nella stessa casa, una bimba nasceva, una mamma dava alla luce questa figlia e nell'altra stanza il padre moriva. E allora la Madonna disse a questo giovane frate, che stava studiando, allora era studente di teologia a Sant'Elia Pianisi, un paese del nostro Molise, diceva: guarda, tu sei chiamato a diventare padre, ti affido questa bimba, ecco, tu le dovrai fare da padre. Poi sappiamo quante bilocazioni si raccontano anche di Padre Pio, è un fenomeno mistico che è stato donato a lui dalla volontà di Dio. Però perché volevamo essere lì? Perché quest'anno, ecco, il Papa ha suggerito a tutti i giovani del pianeta questa immagine di Maria che si alza e va in fretta da sua cugina Elisabetta. Maria in viaggio, Maria che non sa stare a casa sua, Maria che è mossa da quella carità che porta nel grembo. Ecco, questa icona lo ritrae molto bene, questo concetto. Lei porta nel suo grembo il Figlio di Dio e non vede l'ora di condividere questa gioia con il mondo, quindi con sua cugina Elisabetta. I viaggi, il tema del viaggio. E accanto al viaggio di Maria, il viaggio dei giovani, anche i viaggi di Padre Pio. Ecco, è un modo con il quale Padre Pio ha viaggiato, con questo biglietto gratis che idealmente gli ha dato il Signore, era il fenomeno della bilocazione. Ma questa sera invece non siamo a Udine, ma siamo qui. E credo che davvero siamo proprio nelle sorprese di Dio, perché se proprio la vogliamo proprio dire con la parola delle bilocazioni, credo, ecco Italo, credo di non essere proprio, di non azzardare troppo, però è bello che oggi siamo qui, perché tu sei un prolungamento di quel sacerdozio che tra un po' sarai, no? Questo prolungamento del sacerdozio che nasce proprio dalla croce, da quel fonte battesimale, ecco, che è segnato lì e che si tradurrà in questo tuo ministero, no? Ordinato. E allora oggi, quando andiamo per strada, un po' i bimbi subito ci indicano con il ditino: Padre Pio, ecco, è vero. Anche se noi ci sforziamo di dire no, noi siamo frati, San Francesco, ecco, ma l'immagine immediata è quella, il riporto a Padre Pio. Perché? Perché Padre Pio è stato veramente un modello di sacerdote, un modello di sacerdozio. E questa sera Padre Pio voleva stare qui, ecco, un po' per farti festa, per vegliare insieme con te, per vegliare insieme con noi e ringraziare Dio per il dono dei sacerdoti. In questo momento, grazie anche ai mezzi di comunicazione, sappiamo di poter arrivare a chi non sappiamo. E se c'è qualche giovane che ci ascolta, davvero vorrei dirti: non avere paura, dona la tua vita al Signore. Questo mondo è assetato di sacerdoti e di sacerdoti santi come Padre Pio. Però ecco, un altro viaggio di Padre Pio lo dobbiamo dire, perché anche Padre Pio, prima di fare il suo viaggio per il sacerdozio, ha dovuto affrontare dei chilometri, una trentina di chilometri, da Pietrelcina a Benevento. Sapete, lui è stato ordinato il 10 agosto del 1910 in una cappella laterale chiamata la Cappella dei Canonici nella cattedrale di Benevento, e fu accompagnato non da tanta gente, fu una messa molto semplice, quasi nascosta potremmo dire, e fu accompagnato da sua mamma, mamma Peppa. Non c'era neanche il papà, perché era in America a lavorare per poter sostenere gli studi di questo figlio, perché potesse diventare sacerdote. Il sostegno della famiglia, quanto è importante. E poi
un'altra famiglia, una famiglia più grande. C'era insieme con mamma Peppa il parroco di Pietrelcina, Don Salvatore Pannullo. Zitore lo chiamavano, Salvatore, no? La sua famiglia. Padre Pio, voi sapete, è stato per 6 anni a Pietrelcina impossibilitato a stare in convento perché aveva queste febbri strane, questa malattia strana, ma a Pietrelcina sembrava che le cose andassero un po' meglio. E quindi anche il tempo della sua ordinazione, lui ha vissuto questa umiliazione, questa tristezza di non festeggiare, ecco, di non poter festeggiare con i frati, ecco, coronato dall'affetto e la festa dei frati. Ha dovuto fare le cose un po' più in fretta, tra l'altro le ha fatte così in fretta che hanno dovuto chiedere persino per lui un permesso speciale, perché non si poteva essere ordinati se non prima dei 24 anni. E la malattia strana di questo giovane frate, Fra Pio, tutto faceva pensare che avesse vissuto chissà per quanti altri anni, forse stava per morire. Allora gli fu concesso questo beneficio di essere ordinato un po' prima che lui compisse i 24 anni, quindi aveva 23 anni e mezzo quando ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale. E poi un'altra famiglia, lui entrava a far parte di un'altra famiglia, il vescovo che lo ordinava, Monsignor Schinosi, era già anziano, era un vescovo ausiliare e Padre Pio riuscì ad avere anche un rapporto molto forte, familiare, con questo vescovo, che era un vescovo ausiliare, non era il vescovo che presiedeva proprio nella cattedra, in quei giorni era impegnato in altre cose, e quindi lui, questo vescovo, ecco, così semplice, nella sua semplicità, ordinò sacerdote Padre Pio. Da allora sappiamo che Padre Pio ha avuto una venerazione per questo vescovo, ha intrattenuto un rapporto epistolare e si racconta, ecco, raccontato e testimoniato da un sacerdote segretario del vescovo, che Padre Pio sia stato presente nella stanza di questo vescovo sino agli ultimi istanti, proprio prima che morisse. Lo ha assistito nella morte. Che bello questo rapporto. Quindi questo ha tanto da insegnarti, Italo. La famiglia di provenienza, mamma, papà, questa comunità che oggi, ecco, ti fa festa, prega con te, e la famiglia nella quale sei entrato, quello dei frati, e il tuo legame che da tra un paio di giorni, ecco, ti legherà fortemente al vescovo, a Monsignor Gianfranco De Luca, ecco, che rappresenta la Chiesa. Sarai sacerdote della Chiesa. Io però avevo preparato qualcosa di scritto per te e non voglio rinunciare a leggerlo. Caro Italo, questa veglia di preghiera è tutta per te. Attirati dalla rete delle nostre relazioni amicali e fraterne, ora ci stringiamo intorno al Cristo risorto per farti corona con la nostra preghiera e invocare da Lui una benedizione speciale. Che Gesù ti parli sempre e che ti faccia ascoltare sempre la sua dolce voce, come fa con Pietro e con gli altri apostoli che abbiamo ascoltato in questa pagina del Vangelo che sarà proclamata nella liturgia di domani. Stanchi e sfiduciati, avevano faticato tutta la notte senza aver pescato nulla, ma è bastata una voce a ridestare nel cuore la speranza persa. Era l'alba e una voce irrompe a fare luce in quei cuori sfiduciati. Figliuoli, non avete nulla da mangiare? I discepoli rispondono con un secco no, che manifesta un certo fastidio per una domanda non propriamente empatica. È una domanda provocatoria che mette a nudo una nuda verità, una amara verità. La loro fatica è risultata sterile. Il loro tentativo di gettare le reti nella solita direzione era risultato infruttuoso e inutile. Ma quel no può anche rivelare anche il cuore stesso dei discepoli, ormai aperto e disponibile ad accogliere i frutti della risurrezione del Maestro. Dopo essersi cimentati a lungo in una sequela basata solo sui loro sforzi egocentrici,
in quell'alba del giorno nuovo essi ora sono liberi di poter chiamare le cose con il loro nome. Essi non nascondono più il fatto che non ci sia nulla da mangiare. È la verità, non hanno nulla. La loro verità è che sono dei poveri uomini. È su quella verità, seppur amara, che il Maestro ora può fare la sua proposta assurda. Gettare la rete dall'altra parte, dalla parte destra della barca, e trovare, dopo tanto cercare, trovare è il sogno di ogni uomo, è il sogno di ogni giovane. Trovare un lavoro, trovare un amore, trovare una strada, trovare una casa, trovare. Questa sera, caro Italo, tutti noi ti guardiamo con ammirazione e magari nel cuore nostro diciamo: siamo felici per te, hai trovato la tua strada. Ma solamente tu sai nel tuo cuore quanto bisogno c'è ogni giorno che si affacci l'alba nel cielo e una voce ci interpelli e ci domandi sempre: hai da mangiare? È la classica domanda che ci fanno le mamme, sempre preoccupate per la nostra vita. Ecco, io ti auguro, come anche noi tutti questa sera ti auguriamo, di ascoltare sempre la voce di Gesù, che maternamente e paternamente ti chiede: figliuolo, non hai nulla da mangiare? E tu, guardando alla tua povera persona, gioirai nel sentire questa voce. Non sarai scocciato, come facciamo tante volte con le mamme. Guarderai le tue mani, povere e vuote, ma senza avvilirti, anzi gioioso di seguirlo con la tua povertà, dirai forte: parla, Maestro, il tuo discepolo ti ascolta. Ho fame di te, della tua parola, della tua voce. Ho fame delle tue disposizioni. Se farai così, caro Italo, se il tuo cuore sarà sempre in questo atteggiamento di attesa, saprai, come il discepolo amato, riconoscere la voce del tuo Maestro e potrai annunciare a tutti, come il discepolo amato: è il Signore. Caro Italo, non avere paura, perché Gesù Cristo è risorto. La luce della sua Pasqua in questa sera bellissima ci raggiunge tutti e dice a ciascuno di noi: ora tocca a te compiere un cammino per divenire testimone convinto e contento di questa grande speranza. È la certezza che Gesù ha già sconfitto il tuo peccato e la morte. Da questa sera Gesù ti dice ancora più forte: tra me e te, caro Italo, non frapporre più ostacoli. Non c'è ostacolo più grande della paura, che si manifesta e si rivela negli infiniti modi in cui tu proverai a ricominciare a fare affidamento solo sulle tue forze. Abbi fede solo in me, abbi fede nella gratuità del mio amore. Sali sulla barca, getta le tue reti dalla parte destra e troverai. È bello, caro Italo, che Gesù, come per i discepoli nella pagina del Vangelo, lui aveva già acceso in riva al lago il fuoco per la brace e aveva già preparato i doni eucaristici per la festa dei fratelli. Anche per te ha fatto lo stesso, lo ha fatto da una vita e ti stava aspettando. Aveva da sempre preparato questo giorno.